E lo aveva annunciato proprio all'Aquila George Clooney a Sulmona, il centro storico fino a venerdì trasformato in un set per le prese del film L'Americano, fan scatenati per vedere da vicino la star hollywoodiana. La città di Ovidio e dell'amore, ma in questi giorni più di ogni altra cosa, Sulmona pare essere un set cinematografico a cielo aperto, gemellata, si direbbe, con un'oltreoceanica Hollywood che ci ha prestato per qualche giorno l'attraente emozione del cinema americano. Clooney ha preso casa nel cuore di Sulmona, vicino a Porta Napoli. Il film è la storia di un killer alla ricerca di una nuova vita, è tutto girato in Abruzzo, tra la Valle Peligna e Castel del Monte. La produzione è arrivata in Abruzzo grazie alla Film Commission e a Sulmona Cinema, una produzione internazionale che ha portato a Sulmona centinaia di persone tra tecnici e cast. E americano è anche lui, George Clooney, protagonista della pellicola prodotta dalla FPC in collaborazione con Abruzzo Film Commission e Sulmona Cinema e che uscirà nelle sale cinematografiche l'anno prossimo. Blindatissime le vie del centro storico che faranno da sfondo alle vicissitudini dell'affascinante Clooney, accompagnato sul set da Violante Placido. Nel film con Clooney la protagonista femminile è Violante Placido. E un indotto economico di 4 milioni e mezzo di euro per la nostra regione. Farà onore all'Abruzzo e americano è anche lui, George Clooney, protagonista della pellicola prodotta dalla FPC in collaborazione con Abruzzo Film Commission e Sulmona Cinema e che uscirà nelle sale cinematografiche l'anno prossimo. Il primo Chuck è stato girato questa mattina alle 8 nella centralissima piazza Garibaldi con circa 1500 comparse e un cospicuo numero di curiosi attratti dal beniamino americano che ormai può dirsi italianizzato. Bagno di folla ieri in piazza Garibaldi a Sulmona per i primi Chuck che andranno avanti fino a domani del film L'Americano diretto da Anton Corbin con George Clooney. Moltissimi curiosi e fans giunti da più parti che hanno affollato il cuore storico della città a partire dalle prime ore del mattino fino alle 19 circa. Il primo Chuck sulla scalinata di Piazza Garibaldi, Sulmona diventa set per George Clooney, protagonista e anche produttore dell'Americano, una spy story. Si gira tra le bancarelle e un rigido servizio d'ordine che fatica a tenere a distanza le fans del divo hollywoodiano, ormai anche italiano. Perché ci piace tanto George Clooney, signora? Simpatico. Fa una foto col telefonino? Sì, è il minimo che si può fare. Soddisfazione di vederlo. Filone per Clooney? Diciamo di sì, dai, ci è concesso una volta. Flash, flash, no, il flash. Madonna, quanto è bello quello zaino. George! E centinaia sono le comparse coinvolte anche in questa scena del mercato. Ma che fate? Seguite Clooney o venite al mercato? Facciamo parte della... Siete comparsi? Sì, siamo comparsi. Come vive questa esperienza? È la prima volta e è molto emozionante. Momento clou, l'arrivo sul set cinematografico di Elisabetta Canalis. Com'è la Canalis? Ma per i miei gusti è un po' troppo snella, mi piace più abbondare, però c'ha un bel viso, insomma. La coppia più gettonata del gossip internazionale degli ultimi tempi ha attraversato i vicoli del centro sulmonese, mano nella mano sotto gli sguardi curiosi ed elettrizzati della gente che continuava a chiamarli a gran voce, nonostante fossero ben protetti da un attento servizio di sicurezza. Al termine delle scene che hanno coinvolto le bancarelle del mercato di Piazza Maggiore è scattato il delirio Giorgio. Si tratta di una vetrina importante per la città, ne sono convinti il sindaco e molti operatori economici. Un set con George Clooney nella nostra città che sarà vista
in tutto il mondo, è qualcosa che inorgoglisce un sindaco ma qualsiasi cittadino. A raccontarci questa spy story ispirata al libro A Very Private Gentleman di Martin Both sarà il regista Anton Corbijn, che da Sulmona sposterà la produzione cinematografica a Castel del Monte per poi tornare infine a Sulmona. E proprio qui, tra l'altro, Clooney riceverà l'Ovidio d'argento alla carriera nel corso del Sulmona Film Festival, in programma dal 6 al 10 novembre nella città di Ovidio, come ci spiega il presidente del Sulmona Cinema, Patrizio Iavarone. Per tutto l'Abruzzo questo film è una grande occasione, è un messaggio di speranza che vuole in qualche modo dire all'Italia, al mondo, che questa è una regione che è pronta a ripartire, che è pronta ad operare e ad essere operosa. Sulmona è il territorio, una straordinaria occasione di farsi conoscere, di promuovere le ricchezze artistiche, culturali e gastronomiche. È Roberto Gentile, consigliere comunale di Sulmona. Controlli rigidissimi e per vedere George c'è anche chi è costretto a inginocchiarsi. Ma non perderlo d'occhio non sono solo le fans, c'è anche Elisabetta Canalis e a Sulmona già si parla di confetti. E se tutti in questi giorni vanno a caccia di Clooney e della Canalis, c'è anche chi se li ritrova senza volerlo nel proprio ristorante. Nello stupore generale dei nostri clienti, perché erano una serata, era sabato sera, quindi ci siamo trovati a nostra insaputa a un tavolo VIP. E tecnicamente siamo stati contenti, nello stupore generale, nella compostezza generale, penso e siamo sicuri che abbiano passato una bella serata.